giusto? Ah, Anche se ok. sei stato comunque uno dei giocatori più rappresentativi, più importanti della stagione, mi faceva piacere, anche avendo, diciamo, il tuo contatto, appunto, permetterti di salutare la città, i tifosi, anche attraverso, diciamo, il nostro sito. Niente, io dico, l'ho pensata così, se sei d'accordo. Dico, immaginiamo che questa stagione sia stato un film, no? Il cui finale, purtroppo, la pellicola si è bruciata e il finale è andato malissimo. Però se volessimo riavvolgere, diciamo, questa pellicola e quindi andare a vedere magari il momento più bello di questo film, diciamo, di questa stagione in rosso-azzurro, per te qual è stato? Dico, mi viene da pensare, immagino, il derby col Palermo, però se proprio tuo, dal punto di vista personale, proprio se c'è un momento in particolare che ricordi con tanto affetto. No, il derby pure per me, più che altro, anche se sono espulso, però comunque aveva fatto una partita credo perfetta, anche perché erano 10 anni che il derby non si vinceva a Catania. So quanto è importante per Catania vincere un derby, quindi si respirava, non nell'aria che fosse una partita diversa dalle altre, quindi diciamo che momento di gruppo più bello è stato quello, più che altro. È quello più brutto, sempre dal punto di vista calcistico, chiaramente io non ti Sì, faccio è altre. quello più brutto credo sia stata la partita in casa col Monopoli prima di Natale, perché anche lì non ho giocato perché avevo un problema, Sì. E però è stata brutta perché il pomeriggio era arrivata la sì, sentenza del tribunale. mi sa che giocavamo alle 6, non mi ricordo se alla sera, Sì. sì, 3 o 4 ore prima comunque ci è stato detto che eravamo falliti, Sì. nonostante le rassicurazioni che non fosse, cioè che non dovesse accadere, invece è successo così, e quello un po' ci ha tagliato le gambe, però Chiaro. poi di momenti brutti diciamo che ci sono stati tanti, fuori dal campo, Sì, intendo. no. Io Questo infatti mi riferivo, è stato. dico, se dal punto di vista, diciamo, strettamente calcistico, se c'era stata una partita in cui tu ti sei sentito di non aver dato il massimo, comunque non Ah ti sì. sei piaciuto, diciamo, ecco, in questo Ah, senso. sì. A livello personale, sì, credo col Catanzaro in casa, che sì, un po' abbiamo perso la partita, che abbiamo sofferto anche personalmente, non, diciamo, non sono stato molto contento di quello che avevo fatto, però per fortuna diciamo che anche quando abbiamo fatto male ci siamo subito rifatti, anche col Vero. Foggia magari mi viene da pensare, perché Sì. Foggia è stata una partita che comunque ci ha dato diciamo una brutta immagine, no? Di quello che Certo, cinque poteva gol nel essere. primo tempo, Il primo gol certo. subito, il primo tempo, così prende il Certo. gol dopo 10 secondi, però poi alla fine abbiamo giocato subito, dopo 3 giorni ad Avellino abbiamo vinto, comunque anche lì abbiamo dimostrato che fosse stata solo una parentesi Sì. negativa, quindi queste diciamo sono le due partite in cui potevamo secondo me fare sicuramente di meglio. Qualcosa in più. Il compagno con cui è legato di più sul campo. Il compagno con cui sul campo o Sì. fuori? No, in campo, quello con cui avevi maggiore intesa, ti trovi di più, lo cercavi maggiormente come No, assist, come. in campo credo che, vabbè, avendo giocato tante partite con Freddy e con Moro, Sì. diciamo, sono quelli che insomma, abbiamo trovato più continuità insieme, quindi con loro, essendo Freddy che giocava comunque vicino al mio fianco, come mezzala, io un po' davanti, è stato quello con cui diciamo, ho avuto più intesa, però con tutti credo che la nostra forza è stata soprattutto questa, appunto, di essere tutti uniti, avere un'intesa tutti insieme, anche chi non giocava, che non è scontato, è facile comunque, anche chi non giocava ha sempre dato il suo contributo entrando, Assolutamente. anche chi non entrava da fuori, sempre stati una cosa sola. Esatto, soprattutto noi ci siamo sentiti a inizio gennaio, tu mi dicevi che comunque anche tra virgolette gli anziani del gruppo erano fondamentali nella compattezza, nella coesione, vari Clayton, Izco, Piccolo, insomma, giocatori che hanno dato tanto, anche se sul campo si sono visti pochi, poco, però diciamo sono stati importanti, immagino, dentro lo spogliatoio. Sì, sicuramente, sicuramente. Il compagno col quale ti piacerebbe giocare ancora, diciamo, in futuro? Quello con cui ti piacerebbe ritrovarti in un'altra squadra. Ma un po' cioè, dirne uno Brutto sarebbe per qualcun poco. Sì, sarebbe brutto altro. per gli altri, anche perché ti dico, io sono di carattere comunque uno che si trova abbastanza bene con tutti, sono legato a tutti, quindi mi piacerebbe giocare con tutti. Poi purtroppo so che non accadrà, quindi è Certo. difficile trovarne uno con cui ci giocherà l'anno prossimo. E se il mister ti chiamasse a Vicenza, andresti? Ah, dirà il fatto che è Certo. Serie B, però dico, ti No, piacerebbe continuare a lavorare con lui? certo. No, mister sicuramente, perché
comunque credo di aver fatto una mia stagione con lui, quindi anche da un punto di vista di stima, so che il mister mi stima come lo stimo lui, credo di avergli dato quello che lui cercava in un certo senso, quindi Sì. sicuramente se mi chiamasse sarei felice, certo ci andrei. Al volo. Sì. Simone, dico, tanti sui social avete scritto, diciamo, che vi ha legato tantissimo alla piazza, alla città, che comunque vi siete sentiti amati, stimati dalla tifoseria. Ma se c'è qualcosa che ti è rimasto davvero dentro di Catania, ma ti ripeto, al di là della tifoseria, qualcosa che ti porti dentro della città, diciamo, della gente, del modo di vivere, cioè, se c'è qualcosa che tu dici, Vabbè, quell'esperienza a Catania mi ha lasciato questo ricordo, ecco. no, essendo napoletano, diciamo che Catania, io ho sempre detto, è una piccola Napoli, no? Perché sono molto simili come ambienti e come anche modo di fare delle persone. Siamo tutti, cioè, comunque noi molto accoglienti, no? Affettuosi, quindi è questo quello. E il fatto comunque che i tifosi ci sono sempre stati vicini, nonostante tutto, questo dimostra, no? Il bene che comunque loro avevano nei confronti della squadra. È come si vive il calcio in una città del genere, come siamo noi napoletani, no? Che sembra che esista solo il Napoli, Sì. come a Catania sembra che esista solo il Catania, no? Che dove Ti vai, aspettavi Catania, Catania. quello che è successo domenica, tanta gente che è venuta al Torre del Grifo, diciamo, a salutarvi, darmi l'ultimo saluto, Sì, una cosa. me l'aspettavo perché so dell'importanza che appunto c'è il calcio in questa piazza, no? Ho visto tutto l'anno con la gente che comunque sperava che ovviamente che le cose andassero sempre bene, quindi il fatto che il calcio fosse importante, sapevo in un certo senso che i tifosi avrebbero dato loro un ultimo saluto, anche se l'avremmo voluto fare in modo diverso, ovviamente in È campo, chiaro. giocando, però purtroppo non ci hanno permesso. E questo era l'ultimo modo, l'unico modo per farlo, comunque sono contento che l'abbiano fatto. Poi è stata comunque una situazione brutta perché dare un addio così è sempre brutto. Poi io che sono Assolutamente. sensibile, queste cose è meglio che in un certo senso mi. Simone, ti faccio una domanda, ma ti ripeto, senza particolari problemi. Dico, ti sei sentito più preso in giro o più disgustato dalla situazione? Cioè, c'è qualcosa che in qualche modo è andata come doveva andare? Nel senso che qualcosa che ti aspettavi? Oppure, no, no, mi Allora, riferisco anche, scusami, così completo la domanda. Dico, nelle ultime 24 ore, le risposte della federazione prima e del tribunale dopo sono state, cioè, quasi immediate, come se non si aspettava altro di dire: ok, torniamo in mezzo alle scatole il Catania, basta, finalmente è arrivato il momento di poterlo fare. Cioè, non lo so, cioè, c'è stata quella capito? sensazione. Sì. Abbiamo vissuto una stagione in cui sembrava che dovevamo comunque farli a prescindere, no? All'inizio, perché comunque subito problemi, quindi noi sapevamo che da un giorno all'altro sarebbe potuto succedere. Poi ti dico, dal momento in cui siamo arrivati a, cioè, poi ti dico, io sono voluto rimanere a tutti i costi anche perché potevo andare via a gennaio, no? Quindi ho detto, Certo. vabbè, rimango, cioè, anche perché non mi piace comunque lasciare così, andare via senza, comunque, tutti l'anno Concludere. abbiamo combattuto insieme, quindi ho detto, Certo. non me sarei mai andato. Però a prescindere da questo, io, cioè, dico, una volta arrivati ad aprile, non andavo mai ad immaginare che sarebbe trovato il modo per escludere una squadra dal campionato, anche perché, cioè, farsi tutto come è successo, Certo. a noi butti al vento tutto quello che è stato fatto nonostante le mie difficoltà e ci hai ammazzato, no? Per non parlare anche di tutti i posti, tutta la gente comunque non lavora più, no? In un certo senso, perché comunque Certo. ci sono molti dipendenti nella squadra di calcio. È chiaro. E mi ha dato l'impressione stata che sì, che volessero che accadesse così in un certo senso, perché dal momento in cui 10 minuti prima della fine dell'esercizio provvisorio erano stati trovati comunque dei fondi Esatto. che potessero garantire una partita o due, quello che è, anche perché le trasferte erano finite, quindi neanche tutte queste grosse spese c'erano. E dal momento in cui erano stati trovati questi fondi, si potevano trovare prima, va bene, tutto quello che vogliono loro, però dal momento in cui c'erano, non so perché è finita così comunque la cosa, no? Quindi in certo senso non me l'aspettavo e mi dispiace per come è successo, perché Esatto. mancavano 3 partite, 10-15 giorni e non credo sia il caso, ma purtroppo sono cose che noi viviamo di riflesso, cioè non ci possono fare niente, quindi Assolutamente. No, ma è questo. invece per quanto riguarda un po', diciamo, la questione
ho usato il termine prese in giro, cioè nel senso prima del fallimento vi erano state date delle rassicurazioni dal punto di vista societario che poi realmente si sono rivelate, diciamo, una bolla di sapone, e quindi questo in qualche modo ti ha fatto perdere credibilità anche, cioè la gente che in qualche modo ti si avvicinava, perché scusami, Mr. Baldini diceva alla fine si vedono sempre le stesse persone nello spogliatoio, no? Quando ancora c'era Sigi, però in tanti parlavano e davano, promesse, facevano promesse e quant'altro, quindi dico, tu come l'hai vissuta questa situazione? Vabbè, questo anno di promesse, a prescindere, dall'inizio, però sì. Poi dopo non facciamo nomi. No, no, assolutamente. Sono venuti, se sembrava che ci fosse un nuovo proprietario che sinceramente, visti i precedenti, era molto titubante, scettico, nel senso io non gli credevo per niente, infatti si è dimostrato quello che è stato anche in passato. Sì. Sì, sembrava fosse lui il nuovo presidente, e noi in certo senso speravamo più che credavamo, perché quando c'è una cattiva immagine è difficile che, certo, che ti fidi di qualcuno, no? Solo quindi, che giustamente, diciamo, in fin di vita uno si attacca a qualsiasi speranza, no? Solo che bravo, essendo l'unico non ti resta di sperare, esatto. Che poi fosse la cosa non fosse andata in porto, cioè io me l'aspettavo e neanche ci sono rimasto male, nel senso che sapevo che andava a finire così, sarei stato sorpreso se fosse andato a bene. È vero, e paradossalmente poi, è vero. Quindi, è questo, però sapevamo che comunque se non ci fosse andato lui, c'era il rischio che accadesse quello che poi è successo, quindi la nostra speranza, sapevamo anche noi che sperava comunque. Quindi era complicato. E in quest'ottica quanto è stato importante la figura del direttore Pellegrino? Il direttore è stato importante perché comunque anche lui sin dall'inizio è stato con noi, quindi sicuramente è stata una persona importante all'interno del nostro spogliatoio. Poi è ovvio che anche il direttore comunque fa parte della dirigenza, no? Certo. Quindi per quello che può ti è vicino, e per quello che non può non lo è. Certo, certo. Quindi sinceramente sì, sì. I tramite, certo, diciamo, fa. Certo. Quindi è stato presente, cioè è stato anche lui una figura importante, però sinceramente trovare dei responsabili in questa situazione comunque è complicato. Noi, certo. Io mi sento di dire che sinceramente oltre noi che lo staff, cioè siamo sempre stati noi alla fine quelli non uniti, lo staff sanitario, tutti quelli che lavoravano intorno al Catania. Quindi mi sento di ringraziare loro più che altro. Sì, poi, sì. Purtroppo la dirigenza e la presidenza hanno fatto loro quasi. Assolutamente, assolutamente. Niente, Simone, per concludere, dico, questa sembra anche un po' particolare come situazione, dico, però è la Settimana Santa che per chi è cristiano cattolico porterà poi alla resurrezione di Gesù Cristo, quindi dico, alla fine, proprio in questa settimana, auguriamoci appunto che il Catania in qualche modo possa risorgere, e se tu ti senti lì appunto di dare un saluto, un messaggio ai tifosi, di speranza, di rinascita, perché sarà dura adesso stare senza calcio, già pensare che oggi sareste stati in campo contro il Taranto, domenica c'era il sabato, ci sarebbe stato il derby col Palermo. Guarda, credimi, come hai detto tu, col Monopoli si giocò il 22 dicembre, il giorno del fallimento, e di lì a poco ci fu il Natale, fu delle festività terribili. Adesso c'è la Pasqua e altrettanto, quindi sembra quasi che... Esatto, non riusciamo a goderci appieno, diciamo. Allora, io Massimo, mi auguro, per quella che è l'importanza della piazza, no? E per la gente, quello che ci ha dimostrato, che le cose vadano bene. Più che altro mi auguro che subentri qualcuno di serio, è che non ci siano altre persone che comunque prendono in giro una tifoserina, come ha detto il mister in un'ultima intervista, che comunque i tifosi sono loro i veri comunque proprietari, no, di una squadra. Sì. Quindi mi auguro che ci sia un tifoso che prenda il Catania per l'amore che può dare alla squadra, no? Per farli risorgere, come hai detto tu. Quindi mi auguro questo. Poi io purtroppo sono amareggiato perché avevo un altro nel contratto e sarei rimasto molto volentieri e felice di far parte del Catania, però purtroppo la mia esperienza è finita prima e se sono dispiaciuto per questo è che nonostante tutto quello che abbiamo fatto, finire comunque così è stato brutto, quindi mi auguro e sono sicuro che Catania ritorni il sole.
senso, quindi anche se è stato un anno pieno di pioggia, sì, tutti sì. Senti. Immagino, tutti senti. Immagino. Poi a ottobre c'è stata quell'alluvione, mamma mia. Appunto, sì. Sì, infatti è stato anche quello molto molto.